Questo appuntamento è offerto da Vodafone Italian Summer. Godiamoci l'estate insieme. Maxi Bon Cereal Mix, esageratamente buono con croccanti cereali. Prova il piacere di andare in bianco. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Vai oltre il risparmio. Linea carta casa Wow, l'anticrisi sconvolgente. Acqua amata, l'acqua di chi si innamora ogni giorno. Mua. Grana Padano, la vita ha un sapore meraviglioso. Expert, gli esperti sempre con voi. Quando il sudore ti stende, Massigen Magnesio e Potassio ti rimette in forma. Al sole sì, ma responsabilmente. Proteggi la pelle e rispetta il mare con Relasteel Sun System. Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Extra Battiti. Ciao buongiorno, Veronica, buongiorno. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Molto bene, molto bene. Dormito bene? Dormito bene, si dorme benissimo. Si dorme nonostante il vento. Nonostante il vento che naturalmente sì, solleva sì. I capelli, anche le vesti. Però in camera non c'è il vento. No, ti chiudi. C'è l'aria condizionata. Che è piacevolissima. È vero? Sì, abbiamo litigato un po' con l'aria condizionata visto che Extra Battiti noi ogni tanto ci infiliamo sì. Qualcosa di però, extra. Però poi una volta fatta la conoscenza. Sì, no? Sì, abbiamo imparato sì, tante cose, anche le strade di Otranto. Soprattutto le strade di Otranto, che non è che siano facilissime, però affascinanti. No, no, no. Però molto affascinanti, in fondo siamo in Puglia, riparti dalla meraviglia, sì, è vero no? Guarda che meraviglia, certo. Abbiamo alle nostre spalle. Sì, anzi, ringraziamo chi ha predisposto questo set, ha fatto un lavoro al bacio. È vero. E allora, così come al bacio, il lavoro che si sta facendo per questo Radio Norba Vodafone Battiti Live, questa edizione speciale per... Non fosse altro che la 18ª, esatto. Quindi è l'edizione della maggiore età. Esatto. E allora, chi è che è venuto tra gli altri a trovarci? Questa puntata, la puntata di domenica scorsa, c'era un ospite attesissimo. Sì, che, sì. Che è Fedez, è attesissimo per tante ragioni, no? Perché beh, insomma, un grande protagonista della scena social insieme a sua moglie Chiara Ferragni, anche lei in Salento, poi ne parleremo assolutamente, più tardi. Assolutamente. Però cominciamo da Fedez, cominciamo a vedere l'esibizione Fedez. Di Federico. Sì, cominciamo a vedere l'esibizione di Federico, si è scatenato, è stato molto bravo. Però per tutto il tempo che ho farò peace and love come Yoko e John. Voglio i fuochi d'artificio bonbon. Stanotte al Super Bowl esco fuori da me perché dentro quanta gente c'è. Come alle feste di Pablo, come alle feste di Pablo. È successo questo domenica sera, sì. Ma domenica pomeriggio Fedez. Domenica pomeriggio lo abbiamo fortemente voluto. È venuto sì. Qui, è venuto a provare, naturalmente, insieme a Cara. Sì, sì, giovane, timidissima, però talentuosa. E quindi abbiamo scoperto insieme a loro come è nata questa collaborazione. E abbiamo parlato anche con Fedez di questa necessità che lui ha avuto ad un certo punto di ritornare indietro nel tempo e di riprendersi quegli spazi, gli spazi che lui evidentemente ha occupato agli esordi della carriera, quindi negli studi di registrazione molto piccoli che non hanno nulla a che vedere con tutto il mondo che adesso lui ha creato, però non diciamo altro, ci guardiamo l'intervista. Come alle feste di Pablo, come alle feste di Pablo, quanta gente c'è, belle le feste di Pablo. Ed è arrivato il momento di una coppia attesissima sul palco di Battiti, Fedez e Cara. Ciao, benvenuti. Beh, allora, entriamo subito nel merito perché è bella la storia dell'incontro e di quanto tu, Fedez, abbia voluto, no? Tirare fuori Cara e portare avanti la sua musica. Sì, beh, ci siamo conosciuti in un piccolo studio nella provincia di Crema. Di Crema, giusto? Sì. Nella provincia di Crema.
e avevamo parlato di un'ipotetica collaborazione insieme su un suo pezzo che mi era piaciuto molto, e durante la quarantena ho detto ma perché non farlo uscire, che può essere anche un'occasione per dare spazio a una giovane artista donna, visto che ce n'è bisogno secondo me di dare, cioè internet secondo me si presta anche a momenti per dare spazio, accendere un riflettore ad artisti che comunque se lo meritano senza dover fare i passaggi da talent forzati, sì, cioè che sì, sono comunque un'occasione, ma diciamo ci sono anche altre strade, questa è stata una strada diversa. E comunque queste feste di Paolo sembrano davvero fighe, eh? Saranno fighe, speriamo si possano fare di nuovo, si possa tornare a fare delle feste fighe come una volta, ecco. Come le feste di Paolo, come le feste di Paolo, quanta gente c'è. Belle le feste di Pablo. Piccolo studio nella provincia di Crema in cui tu sei, Fedez, tornato perché avevi quasi l'esigenza, no, di tornare in quella dimensione proprio iniziale, quella che... Sì, l'esigenza di rimettere al centro la musica, guarda, semplicemente di trovare un iter creativo totalmente diverso forse. Invece Cara, una vita dedicata alla musica, giovane vita ma dedicata, sì, interamente alla musica. Esatto. Sì, sì, io mi sono sempre dedicata alla musica, per me è proprio totalizzante, e poi ci siamo conosciuti in studio e sono stata veramente felice di questa collaborazione. No, questa notte ci cambia. No, ho le chiavi dell'alba. Non è perfetta, ma ci porta a casa. Barche di carta, bimbi per strada. No, se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno. Baciamoci e facciamo l'errore dell'anno. Non c'è nirvana, i grandi a casa, bimbi per strada. Bimbi per strada, primo passaggio radiofonico, una bomba, e soprattutto... Anche il secondo, il terzo, il quarto e tutti, no, gli altri. No, nel senso, il primo passaggio nel momento in cui è andato per la prima volta in onda, abbiamo alzato tutti le mani. Oh, anche perché il richiamo, anzi il riprendere gli anni 90 con Robert Miles è stata una figata pazzesca, bellissimo. Sì, anche un po' un azzardo perché parliamo veramente, sì, di una pietra miliare della musica italiana e forse una delle poche tracce che è riuscita ad avere un successo universale, non essere magari una traccia di musica classica, ed essere un pezzo EDM che però ha un'atmosfera propria e completamente irreplicabile in qualche modo, no? Come anche il video, insomma, non è... Sì, il video è inquietante, il video in realtà, il video devo dire, è stata una scelta mia, non azzeccatissima, però a me piaceva, questo dire. No, mi devo piace... dirti che tranne forse per i primi passaggi, poi però... Però è inquietante, devo ammettere che a un secondo sguardo è veramente inquietante. Però va bene, allora vi lasciamo perché... Grazie mille. Perché... Facciamoci dire, quest'estate farete qualcosa di particolare? Beh, io da qua vado in vacanza, ah, ecco, quindi che comunque è già qualcosa di particolare visto il periodo, quindi direi di sì. Io non lo so ancora se andrò in vacanza, credo che sarà un po' tutto è un'estate da scrivere. Qualche altro appuntamento, esatto, insieme? Ma sicuramente ce ne saranno, adesso non abbiamo la storia è tutta da scrivere. Esco fuori da me perché dentro quanta gente c'è. Come le feste di Pablo, come le feste di Pablo. Quanta gente c'è, belle le feste di Pablo. Vieni alla festa di Pablo, sono alla festa di Pablo. Quanta gente c'è, belle le feste di Pablo. Beh, essere scelti da Fedez non è cosa da poco. C'è anche di mezzo il destino per Cara, perché sì, con ritrovarsi in questo piccolo studio di registrazione in provincia di Crema non è che capita tutti i giorni. Invece c'è riuscita, lui ha apprezzato moltissimo questa canzone, Le feste di Pablo, e quindi ha voluto reinterpretarla che insieme a lei. Mi è venuta una voglia di andarci a queste feste. Eh sì, no? Infatti, perché sembra siano particolarmente divertenti, interessanti, fighe, sì, 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 divertenti. Va bene, ringraziamo Fedez, ringraziamo Cara davvero e ringraziamo il nostro collega che è sempre in giro, vediamo un po' oggi dove è andato. Che se vuole può imbucarsi con noi alle feste di Pablo. Bravo, glielo diciamo poi a Mauro Dal Sogno.
Ciao Veronica, ciao Antonio. Oggi vogliamo dare consigli importanti a chi sta guidando sulle nostre strade durante questa bella estate, perché è in vacanza o per seguire gli eventi legati a Battiti, e lo facciamo all'Aci Baribat a Bari, con la presenza di due proprietari di scuola guida che hanno sposato il metodo Ready to Go, ideato proprio da Aci Baribat. Allora, a darci questi consigli sarà la dottoressa Maria Grazia De Renzo, benvenuta. Ciao Mauro. Allora, per quale motivo la sicurezza stradale è così importante per Aci Baribat? Per noi la sicurezza è tutto, è la cosa principale di questo Automobile Club. Se lo può un po' spiegare allora questo metodo Ready to Go che avete ideato? Il metodo Ready to Go è un metodo certificato per prendere la patente in estrema sicurezza. E vogliamo darle un consiglio ai più giovani che si mettono alla guida per le prime volte? Noi consigliamo sempre di divertirsi ai più giovani, ma in consapevolezza e in sicurezza. Beh, Antonio, Veronica, questo consiglio secondo me vale anche per noi, che giovani forse non lo siamo tanto più, ma che comunque alla guida possiamo seguire proprio queste indicazioni. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi. Potremmo un po' parlare di Fedez, sì, che in Puglia ci è venuto insieme a sua moglie, a Chiara, sì, Ferragni, la regina bellissimo dei social. Esatto, la regina dei social. Abbiamo visto il momento del distacco, sì, che ha creato questa emozione. Lei da una parte e lui che veniva qui ad Otranto. Lei è andata a Lecce, sì, va bene, Lecce, poi commenteremo. Insomma, anche lei qui nel Salento, sì, sta facendo, sì, un, sì, giro. Sì, sì, sì. Ma ne parliamo tra poco, perché adesso dobbiamo sottolineare che anche Chiara Ferragni in realtà si è data alla musica. E con chi? Perché è su richiesta di un'altra grande artista, lei ha accettato. Di chi stiamo parlando? Di Baby K. Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit. Yo, Baby K. Finestre nella chat, coi sogni dei pascià. Lo chiederò all'estate, non fare la stupida. Se la felicità vedo Chiara Ferragni a fare musica, magari, sì, prima o poi deciderà di fare un pezzo anche con suo marito. Partiamo dal presupposto che per fare musica, per cantare ci vuole anche la voce, questo noi non lo sappiamo. Beh, per ora, insomma, l'incipit iniziale... Non è che tutti quelli che fanno musica c'hanno voce, eh? Una base però ce l'hanno. Una base, sì. Una base, sì. Non sappiamo però se la Ferragni in tempi non sospetti magari ha studiato pianoforte, chitarra, canto, che ne sappiamo. Però l'inizio c'è, quindi vedremo un po', magari sarebbe carino. Certo che cose. Il pezzo è andato forte, eh? Il pezzo sta andando forte, è un pezzo estivo, è un altro tormentone. Baby K non sbaglia un colpo, assolutamente, perché è forte. Sì, perché lei è, insomma, colei che gestisce tutto quello che ha a che fare con una canzone, con le sue canzoni. Ma sarebbe carino vedere Fedez e Chiara Ferragni insieme in una canzone. Sì, sì, sì. Non sarebbe ma male. Ma prima o poi accadrà, magari insieme al piccolo leone. Magari. Che è il grande protagonista della famiglia. Ferragni. Tu li segui sui social? Io, vabbè, tu sai, della mia particolare predisposizione, poco, però devo dire che in questi giorni tu mi stai insegnando anche parecchio, sì, da questo punto di vista, si scoprono un sacco di cose, soprattutto certo, di gossip. Certo, noi per esempio abbiamo potuto seguire il viaggio di Chiara Ferragni, anche se non è stata qui ad Otranto, ma abbiamo potuto seguire il viaggio di Chiara in Puglia. Sì. Lei in Puglia è scesa fondamentalmente per la sfilata di Dior. A Lecce, però ha fatto un giro, ad esempio abbiamo scoperto che è stata a Taranto, è stata a visitare il Museo Marta, il Museo Archeologico, sì. Tra l'altro l'ha fatto dopo tutto quel casino che c'è stato sulla sua presenza agli Uffizi. Per cui Fedez, il marito, è intervenuto. Sì, è intervenuto, insomma c'è stato un bel parlare di questa fotografia che Chiara Ferragni ha scattato all'interno degli Uffizi.
però in Puglia c'è stata, appunto, è andata al museo archeologico, poi è andata a Galatina, è andata ad Alessano, insomma ha fatto un bel giro. Sì, è stata una visita più culturale, culturale è vero, culturale, una visita più culturale prima di tornare alla moda con Dior, insomma. Infatti c'è anche la foto, perché comunque non manca mai di metterci l'inframezzo modaiolo, la foto, i suoi piedi sono bellissimi, certamente non quanto i miei però si diverte a fare queste cose. Solo cara, c'è stata un'altra giovanissima giovane che ha stupito nella scorsa puntata di Battiti. Dalla sua cameretta è nato tutto, ma non anticipiamo altro, lo vedremo tra poco. Nel frattempo, Antonio, perdonami, sai, sono donna, non tanto quanto Chiara Ferragni, ci tengo al mio aspetto, però il trucco devo sempre un attimo tamponarlo e quindi ne approfitto. Nel frattempo andiamo un attimo in pubblicità, che dici?